siamo qui con un ex operaio che ha lavorato, ha prestato servizio per diversi anni all'Ilva di Taranto. Non ti chiameremo con il tuo nome vero, useremo un nome convenzionale. E per ricordare un nostro carissimo amico ex operaio Ilva deceduto, ti chiameremo Nicola. E allora Nicola, tu hai prestato servizio dentro lo stabilimento Ilva di Taranto in diversi reparti, più o meno dai primi anni 2000 sino al 2012-2013, vero? Sì. In che reparti hai prestato servizio dentro lo stabilimento Ilva di Taranto? Ero portato a lavorare su tutte le batterie, 10, 11, 12, 10, 7, 6, 3, 6, 7, 10 e 11, 12. Quasi tutte le batterie. Tutte le batterie. E vabbè, quello che c'era là era indescrivibile. Come ho sempre detto, tutte le persone che lavoravano lì ignoravano il fatto che lì non era un luogo dove poter stare e lavorarci, perché non era sano. Se dovessi individuare delle criticità particolari delle batterie, la cosa più critica, cosa ci puoi dire? È il sottosuolo delle immersioni, non di sopra, cioè il piano coperta, ma il piano di sotto delle batterie, cioè sotto al sottosuolo. Ok, quindi sottoterra, diciamo. Sottoterra. Cioè, sì. Che cosa arriva in questo sottosuolo? E lì ci va di tutto, grasso, olio, catrame, acqua piovana, acqua non piovana che si usa comunque per gli idranti, per pulire lì, quindi tutto questo materiale che non dovrebbe andare lì dentro, va lì dentro e comunque viene assorbito dal sottosuolo chiaramente. Dal terreno, cioè non ci sono dei contenimenti per questi liquidi, per questi liquidi? Personalmente lì io non ne ho mai visto, se c'era non lo so. Quindi tu sei sceso in questi... Sono andato anche a lavorare lì sotto perché... E la mia mansione mi permetteva di andare a lavorare lì sotto, a fare smantellamenti e roba del genere. Quindi possiamo dire che tutti questi liquidi andavano perduti. Andavano così nel sottosuolo. Non c'era una cosa di contenimento, una vasca o... non c'era niente, zero. Questo hai detto avveniva in un impianto che si chiama inversione sotto le cocherie? Inversione, sotto le batterie. E le persone che lavoravano e lavorano nelle batterie. A volte io non riesco neanche a vedere il collega che mi sta a fianco per quanto gas c'è, gas coc, sul piano di coperta.